Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi della ballata di Buster Scruggs, ma prima mettete un bel mi piace così sulla fiducia e un'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. Ragazzi, ero abbastanza in hype per questo film da circa 2 settimane, quindi appena uscito su Netflix subito mi sono catapultato a vederlo e mi ha lasciato perplesso. Tanto perplesso. Non deluso, ma un livello diverso di delusione. Un qualcosa di strano, perché tutto il film è strano. C'è qualcosa di che va e qualche cosa che non va in sé. Anche perché stiamo parlando dei fratelli Coen, non sono gli ultimi scappati di casa. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di 4 premi Oscar. La particolarità di questo film è che non è un film, ma un lungometraggio di 6 episodi, tutti con storie e personaggi diversi, e che poi non sono altro che racconti brevi di stampo western, scritti proprio dai due registi nell'arco dei loro 25 anni. No, dei loro, cioè nell'arco di 25 anni. Piccola chicca, ogni volta che finisce una storia c'è l'immagine di un libro antico di cui le pagine sono girate da una mano nella transizione da un capitolo all'altro. Gli episodi sono spesso incentrati su una o due figure di cui non sappiamo praticamente niente e quasi tutte le storie hanno una caratteristica comune. La morte. Poi ragazzi, la cosa più bella di tutte è il cast di personaggi. Oh mio Dio, il cast. Io veramente gli attori li ho riconosciuti quasi tutti e ho detto no, non ci credo, c'è pure lui. Cioè, incredibile. Questo sì che mi ha molto molto stupito. Troviamo Blake Nilsson, che poi lui è il personaggio di Buster Scruggs, che lo ricordiamo per i Fantastici 4 e l'incredibile Hulk. Ragazzi, troviamo Liam Neeson, cioè l'attore che ha fatto il fighissimo Io vi troverò, che poi è uscito pure il meme Io vi troverò. Poi abbiamo James Franco per Apes Revolution, ma anche tutti i film di Spider-Man, quelli della trilogia vecchia. Poi il meraviglioso Brendan Gleeson, che troviamo anche in Harry Potter, lo troviamo in Braveheart, a Troy, ed è anche uno degli attori più famosi del cast. E un'altra delle cose divertenti è che ci sta pure Harry Melling, che è Dudley, il cugino viziato di Harry Potter, che adesso l'abbiamo visto molto molto dimagrito e ha fatto una bellissima figura. Quindi che figo il cast, ragazzi, che figo! Ecco una cosa che veramente però non mi è piaciuta, perché quando c'è qualcosa di bello c'è anche qualcosa di brutto. L'assenza di una qualche cosa nel finale di ogni episodio. Cioè, non so se mi spiego, non c'è una rivelazione, un cliffhanger, un qualcosa che ti faccia dire wow, ma ti lascia l'amaro in bocca. Sembrano tutte storie non finite o con una... che non hanno una morale o magari con più interpretazioni da poter dare, magari. Sì, alcune ce l'hanno una morale, ma non tutte. La ballata di Buster Scruggs è in parte splatter, è in parte drammatico e in parte struggente e magari in parte anche angoscioso, come l'ultima puntata. Alcune parti mi hanno davvero straziato il cuore, una su tutti la parte con Harry Melling e Liam Neeson, che ritengo che sia anche uno degli episodi più belli in assoluto, forse anche insieme alla prima, ma la prima è estremamente divertente ed ha guadagnato punti proprio per questo. All'inizio sembrerà quasi un musical, io quando lo vidi per la prima volta, oddio no, è un musical, che io non è che sia tanto patito, per fortuna poi cambierà genere. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, ma forse sono io precisino oppure sto sbagliando, non lo so, non sono così esperto, è che tutto il film è incentrato sul vecchio West, ma all'inizio il signor Buster ha una chitarra che mi sembra molto recente, non mi sembra assolutamente di quell'epoca, poi boh, potrei anche sbagliarmi, ma sembra veramente appena uscita dalla casa di produzione. E quindi c'è una velata sincronia da questo punto di vista, ma magari l'hanno fatto di proposito. Tra le 6 pellicole, estremamente varie sia per tono che per durata, la seconda è l'unica a seguire i dettami del genere western, mentre le altre spaziano dal musical all'horror, dal drama al sentimentale. Comunque la ballata di Buster Scruggs non è un ottimo film, bensì una serie di episodi tra il molto buono e il geniale, uniti in una sola pellicola. Voglio quindi
quindi essere onesto con tutti. Il film non mi è piaciuto tanto. Alcuni episodi sono veramente stupendi, altri meno. Giustamente. E io vi giuro, ragazzi, vi giuro, se fosse stata una serie da 6 episodi distinti e non un lungometraggio con 6 storie diverse, avrei osannato il tutto. Anzi, sarebbe diventata una delle mie serie preferite in assoluto. Ma così sono rimasto abbastanza perplesso perché non me l'aspettavo. Comunque ci sono decine di citazioni e di rimandi ai grandi classici del cinema e anche del West. Quindi per gli amanti adorerete tutte le storie. Mentre magari per gli altri forse sarà un pochino più indigesto il tutto. Comunque ragazzi, io vi invito ovviamente a vederlo perché vi darà sicuramente qualcosa emotivamente parlando. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace se così fosse, commentate, condividete, iscrivetevi, ditemi la vostra perché alla fine è talmente particolare come film che ognuno dirà la propria e avrà un giudizio negativo o positivo. E noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao!